Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti in questo nuovissimo video. Non so esattamente il perché io stia facendo una intro in questa posizione, ma va bene. Non facciamoci troppe domande, che è meglio. Oggi siamo per l'appunto quindi ritornati qui assieme per andare a vedere uno dei gadget più rivoluzionari di sempre. O almeno questo è quello che dovrebbe essere nell'atto teorico, ma nell'atto pratico sarà veramente così? Non lo so, infatti sto facendo questo video apposta. Quest'oggi per l'appunto parliamo di Air App. Che cos'è Air App? Beh, lo scopriremo subito dopo la sigla. Mi sembra quasi professionale a dire questa cosa. Quindi ben ritrovati con questo nuovissimo video e soprattutto con questo nuovissimo video test di prodotti, gadget e tantissima altra roba. E prima di parlare del contenuto di questo incredibile pacchettozzo, vi ricordo naturalmente che tutti i riferimenti ad Air App li trovate in descrizione, così come anche il link per andare a vedere direttamente il prodotto qualora magari non fossi esaustivo al 100% nello spiegarvi il tutto. E poi, cosa più importante, mi raccomando, lasciate un bel like sotto questo video, iscrivetevi al canale nel caso siete nuovi e naturalmente, se vi va, seguitemi su Instagram e su tutti i vari altri social, visto che lì ogni tanto pubblico qualcosa di inedito, qualche avventura. Poi nel dubbio seguitemi. Adesso invece parliamo di Air App e di che cos'è nella sua interezza, o almeno ci provo a spiegarlo. Allora, anzitutto, contenuto della confezione, vediamo che cosa mi hanno inviato. Beh, direi che di roba ce n'è, ma insomma, di questo in realtà ci avevo già fatto un video unboxing che è uscito qualche mesetto fa, se ve lo siete persi invito ad andarlo a recuperare. E alla base di tutto quanto il progetto si basa su una borraccia. Però fermi tutti, non fate subito conclusioni facili, ah ma ci sta mostrando una borraccia. No, almeno sì, è effettivamente una borraccia, però con calma. La cosa rivoluzionaria infatti di questo brand, di questo prodotto, che d'altronde è uscito in commercio in Italia se non erro da poco tempo, anche se io effettivamente sono molto puntuale, infatti questo è uscito il 15 settembre, adesso quando è? Primo di ottobre? Va bene, ok. Comunque, tralasciando questo, allora, la cosa rivoluzionaria di questo prodotto, a tempo che facciamo un unboxing rapido, è il fatto appunto di poter bere, anche perché insomma, dell'acqua però con degli aromi. Anche qui fermi tutti, non skippate, fermi. La particolarità degli aromi sta appunto in questi oggetti qua che vedete. Che attenzione, non sono aromi che vanno inseriti dentro l'acqua e modificano il gusto, anche perché sennò insomma che cosa ci sarebbe di così tanto rivoluzionario. Bensì ci sta un meccanismo dietro che illude il nostro cervello di star bevendo delle cose quando in realtà di base stiamo bevendo dell'acqua. Ripeto, è più difficile a spiegarsi che farsi direttamente, però è appunto questa la figata di tutto quanto. Infatti, come ci mostrano esattamente in questa confezioncina, in questo fogliettino, quello che dobbiamo fare appunto è riempire la nostra simpaticissima borraccia che troviamo all'interno della confezione, proprio lei, che tra l'altro devo essere sincera è molto molto carina, con questo form factor studiato per appunto non dover chinarsi e bere così, ma semplicemente tenendola dritta potremmo bere perché è appunto inclinata, come potete notare. E insomma, questo è appunto quanto. L'ultimo componente che ci arriverà a casa sono proprio questi, ovvero dei pods. Adesso comunque arriviamo anche a spiegare che cosa sono questi fatidici pods e come funzionano. Allora, miei cari giovani, come funziona tutto quanto? Allora, noi dobbiamo riempire la nostra borraccia, che è da 650 ml fino all'oro, fino a dove volete. Poi dovremo prendere il nostro simpaticissimo oggettino, che in questo caso può essere ad esempio questo Orange Passion Fruit, che pronuncia molto incredibile. Vedete, proprio lui, molto molto carino e sempliciotto, che tra l'altro già così sprigiona un odore assurdo. Non so, sono alquanto incuriosito ma nello stesso tempo spaventato di tutto ciò. No, ovviamente scherzo, però insomma, ecco. Allora, torniamo a noi. Prendiamo dell'acqua, opportunamente non brandizzata, così non facciamo pubblicità o nessuno ci può denunciare per cose. Appunto, questo è il beccuccio, come vedete è molto molto lungo, che appunto arriva fino al fondo per permetterci di bere tutto. Riempiremo con un bel po' di acqua, così direi che va più che bene. Adesso dovremo mettere questo cosino qua, magari sigillato bene, se no l'acqua casca tutta via. Ed infine prendere il nostro pods e posizionarlo qui sopra, proprio in questa esatta maniera. Così facendo, questo è quello che è il risultato, no? Una borraccia semplicissima con un coso qua sopra. La figata e la particolarità di tutto questo, la tecnica che sta alla base di questo progetto, è che noi fondamentalmente berremo dell'acqua, però facendo un gesto che di norma io non faccio, poi non so voi, ovvero ispirare mentre beviamo, praticamente l'aroma di questo pods farà credere al nostro cervello di stare bevendo un'aranciata, per esempio. Aranciata perché in questo caso il pods è al gusto arancio, ma può essere anche benissimo fragola, come anche Coca-Cola, che ho visto che c'è, e diverse altre robe. Se ci pensate, quindi è una cosa geniale, perché sto coso ci permette di cambiare il gusto dell'acqua, che poi in realtà è solo una questione, diciamo, come posso spiegare, olfattiva, ma comunque mantenendo quello che ci sta all'interno, ovvero sempre acqua, invariata. Cioè, noi staremo bevendo acqua. Non so se il concetto è chiaro, spero di sì, ma non credo. Adesso però voglio provarlo. Teoricamente basta semplicemente tirarlo un pelino su, proviamo a bere. Eh? No, aspetta, non ho capito. Sta cosa non ha senso. Devo riprovare.
Cioè, sembra veramente si sarebbe bevendo un'aranciata de acqua. Ok, sono alquanto spaventato da tutto ciò. Non ho capito, fatemi riprovare. Questa cosa non ha senso, mi viene da sorridere. Ma c'è veramente, boh. Perché nel momento in cui bevi l'acqua e inspiri, senti proprio il gusto dell'arancia. Ti sembra proprio di bere dell'aranciata. Questa cosa non ha senso. Ma scusatemi, ma è legale sta roba? Va bene. Questa cosa ovviamente non vale sempre, perché il Pods può essere anche schiacciato e così non dovrebbe sprigionare alcun tipo di gusto. Infatti, se provassimo a bere... acqua normalissima. Se invece vado a tirare sul Pods, vediamo un po'. Io sono molto confuso. Cioè, veramente non ho capito. Una volta che finiremo di fare le nostre cose, ci basta schiacciare il Pods fino all'ultimo centimetro, di modo da sigillare e di permettere al gusto di non andare ovunque. Chiudere qua così e boom, il gioco è fatto. Poi abbiamo il raspberry al lemon, abbiamo il wild berry. Insomma, ci sono tantissimi gusti, veramente una marea infinita. Abbiamo anche l'anguria, abbiamo il lime. E devo assolutamente provare il gusto Coca-Cola. No, fermi tutti. Ed infatti, eccolo qui, il gusto Coca-Cola. Vi giuro che sono troppo curioso. Già solo così ad aprirlo ricorda moltissimo il gusto alla Coca-Cola. Anzi, ricorda moltissimo il gusto del tipo, non so se avete presente il Chupa Chupa, quello al punto al gusto Coca-Cola. Adesso in questo caso vado a togliere il Pods semplicemente così. Vedete, il funzionamento è proprio alla base di questo singolino oggetto, che è appunto dei buchini dal quale poi passa effettivamente il gusto. Anzi, l'odore. Dentro magari ci sarà tipo una spugnetta imbevuta di qualcosa. Ma proviamo la Coca-Cola. Ok, effettivamente sa un po' di Coca-Cola, ma vi ripeto, tipo quello del Chupa Chupa. Vediamo un po' se realmente è una gran figata oppure una gran... boh, non so. Facciamo il test senza, acqua normalissima. Facciamo il test con... questa cosa non ha senso. Più che altro ricorda moltissimo il gusto del Chupa Chupa. Però boh, è veramente assurdo tutto ciò. Devo essere anche un po' sincero con voi, eh. All'inizio è un po' nauseante, almeno secondo il mio punto di vista è un pochettino nauseante. Però il concetto c'è ed è anche bello che solido e affermato. Perché comunque noi beviamo acqua, però ci sembra realmente di bere ad esempio della Coca-Cola, che più in realtà un Chupa Chupa sciolto. Oppure quello dell'arancia, che attualmente penso sia il mio preferito. Anche perché comunque ne ho provati solo due di gusti, tutti questi insomma ancora no. Ma lo farò più avanti. Devo dire che questo lo preferisco di gran lunga. Però concept decisamente azzeccato, ci sta. Io comunque ragazzi non so che dirvi, parliamo un attimino di prezzi, poi di cose, traiamo anche una conclusione. Anche perché non so che cosa sia uscito fuori da questo video. Spero in qualche modo qualcosa di carino. Allora, la confezione, che prevede appunto una borraccia, due Pods e basta, dovrebbe venire a costare intorno ai 30 euro circa. Mentre l'acquisto dei singoli Pods, che poi in realtà all'interno di questa confezione ce ne sono tre, dovrebbe costare attorno ai 6 euro. Dipende ovviamente dai gusti, ma di base rimaniamo sempre lì. In particolare ogni Pods, attenzione, ogni singolo di questi oggetti, teoricamente il gusto dovrebbe rimanere per circa 8-9 volte che riempiamo la borraccia interamente e la finiremo chiaramente. Poi è ovvio e logico che una volta che finiremo di utilizzarlo, il Pods andrà richiuso, così come anche il tappo, così da preservare ogni perdita di gusto. Devo dire che comunque nel complesso è stata un'esperienza molto particolare, quasi mistica, aver provato questo oggetto. Però sinceramente il concept che ci sta dietro, la rivoluzione, se vogliamo così dire, del modo di bere, che è un po' lo slogan di questo brand, devo dire che ci sta. Devo dire che è un'idea molto interessante, contando che potremmo bere l'acqua in diversi aromi non alterando i valori appunto della stessa, quindi calorie, zuccheri e tutte le altre cose. Vi consiglierei di provarlo? Boh, in realtà la mia idea è un sì, soprattutto se magari siete quel tipo di persona che non ama troppissimo bere e che vuole in qualche modo sperimentare cose. Detto questo, io comunque ringrazio tantissimo iRap per avermi inviato tutto questo popolo di roba e per avermi permesso di provare questo prodotto. Spero naturalmente che questo video vi sia piaciuto, spero soprattutto che l'abbiate trovato interessante. Fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra, se semplicemente magari acquistereste mai questo genere di prodotti o semplicemente se volete lasciare una vostra opinione, è sempre più che gradita. Detto questo, vi ringrazio per la visione e ci becchiamo come sempre alla prossima. Vi saluto, ciao a tutti. Won't you take me to that place? Won't you take me to that place? Won't you take me there, man? 'Cause you said enough, you said enough, you said enough.